E adesso cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo ad Alcama. In consiglio sbarca la questione alberi abbattuti con tre interrogazioni per sapere quali le ragioni e se le stesse sono supportate da verifiche approfondite. La prima interrogazione è trattata, quella di Messana, capogruppo dell'Udc, che ai nostri microfoni spiega le ragioni di tale interrogazione particolare. Sono andato sul posto dove stavano tagliando gli alberi, essendo competente in materia, come ho detto in Consiglio Comunale, ho visto i diametri dei tronchi degli alberi di una salute unica. Io penso che almeno il 50-60% di questi alberi tagliati si potevano salvare, come? Si potevano salvare soltanto andandoli a potare, andandoci a togliere la ramaglia che nel conifero assolutamente è possibile. L'assessore mi diceva che nei coniferi non era possibile farlo, non è così. Secondo Secondo si è fatto uno scempio di alberi quasi secolari che eravamo veramente abituati a vederli e ormai avevamo quel, quel rapporto importante tra cittadini e alberi che in questo momento non abbiamo più. Però l'assessore ha detto che comunque questi alberi sono stati sostituiti. Ma con quale criterio? C'è un piano del verde? Io no, non ho riscontri, ma quando è che siamo a casa propria, dice che in questo posto mettiamoci un albero di olivo là ci mettiamo un'altra cosa, questo è un comune. Loro dicevano che praticamente primi, prima eh, di venire a loro i comuni hanno trattato tipo che fosse casa propria. Mi pare che si sta facendo la stessa cosa con l'amministrazione 5 Stelle. Questo mi dispiace dirlo, ma sono stato veramente male a vedere questi alberi importanti di una salute unica tagliati a suolo. È stato secondo me uno scempio si parla di documentazione forse non giusta. La pratica presente del taglio degli alberi aveva soltanto eh, un parere di un agronomo del comune di Alcamo che per noi non bastava. Non bastava perché perché intanto bisognava praticamente accedere ad altri enti, prima di tagliare un albero secolare, bisogna farci veramente un'ispezione e poi c'era un verbale dei vigili del fuoco quando eh, è caduto sono cadute alcune ramaglie in eh, Piazza Cappuccini dove hanno detto chiaramente scritto nel verbale che questi alberi non dovevano essere tagliati ma dovevano essere potati e il Comune di Alcamo non ha tenuto assolutamente conto.